Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito in apertura i titoli degli argomenti che andremo a trattare. Sviluppo Toscana, via libera alla legge che potenzia l'intervento a favore dell'economia regionale. Consiglio regionale, si chiude il 2022. Premio Innovazione, 9 aziende toscane protagoniste. Un lungo dibattito terminato alle prime ore del mattino dopo la prosecuzione notturna dei lavori d'aula ha visto il via libera alla proposta di legge che potenzia l'intervento a favore dell'economia regionale tramite la società Sviluppo Toscana S.p.A. Voto favorevole del Partito Democratico e Italia Viva, mentre la fase pomeridiana dei lavori è stata caratterizzata dall'ostruzionismo dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha espresso perplessità sulla decisione di inserire l'atto all'interno della discussione di fine anno. Respinto un ordine del giorno presentato dalla consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Ad illustrare in aula la proposta di legge, Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico. Sviluppo Toscana diventa l'agenzia che si occuperà di tutta la parte imprenditoriale e anche molto altro. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuole stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con SICI, con Fidi Toscana, e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la Regione Toscana ha messo a punto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo, quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale, quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. Si struttura un soggetto istituzionale importante in house della Regione Toscana, un soggetto in grado di intercettare fondi comunitari non solo a servizio della nostra Regione, per i comuni, per le imprese, in grado di veicolare per i prossimi 7 anni i finanziamenti di carattere comunitario. La Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali, per le aziende sanitarie, i processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari, quelli del PNRR, fondi nazionali, e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va in una logica riformista che da sempre abbiamo sostenuto come gruppo Italia Viva. Mio è l'ordine del giorno che all'inizio di questa discussione andava in questa direzione e credo che oggi l'Aula dà ragione alla nostra visione, al coraggio di cambiare, al coraggio di strutturare un'azione di governo. Sviluppo Toscana è stata una pagina, diciamo, controversa e difficile da parte di un consiglio regionale che anche in questo caso si è ritrovato a dover discutere su una proposta di legge dopo, come dire, una seduta a fiume, che naturalmente però arriva in un contesto ancora fortemente incerto, anche perché è legato al futuro della finanziaria regionale. È un'operazione assolutamente ambiziosa, un'operazione che vede dal nostro punto di vista molte criticità ancora irrisolte, anche e soprattutto il ruolo e comunque il contemperamento, diciamo, tra la sopravvivenza di Fidi Toscana e ciò che invece si vuole creare con questa agenzia di sviluppo. Vedremo se col tempo si riuscirà a chiarire ciò che intende la Giunta per braccio operativo del sistema economico regionale. Ciò che è certo è che oggi in questa fase storica ci ritroviamo senza quello che dovrebbe essere stato invece uno strumento che doveva già essere pronto per sostenere soprattutto le amministrazioni locali in questa fase così delicata, ma non solo le amministrazioni locali, aggiungo più in generale anche le imprese che oggi sono trovate in estrema difficoltà e aggiungo anche le famiglie che oggi con il caro energia naturalmente si sono trovate a dover far fronte a costi totalmente inaspettati, se pensiamo anche all'inflazione. Quindi un sistema di sostegno che andava naturalmente messo a punto per tempo. Questo non è stato, questa è una proposta di legge che, diciamo, nei tempi stretti poteva naturalmente essere migliorata anche sotto il profilo di alcuni aspetti più squisitamente giuridici, ma che non cambiano la sostanza. Essere arrivati in tempi stretti a licenziare un provvedimento che ad oggi è comunque sia solamente parziale e che non dà in questo momento delle risposte a ciò che invece ambirebbe a voler sostenere.
Allora, il nuovo assetto di sviluppo Toscana a noi fa paura. Lo diciamo da persone che sono state convinte fino ad oggi del percorso intrapreso dall'assessore Marras, cioè quello di trasformare Sviluppo Toscana in una sorta di autentica finanziaria regionale. Noi ci crediamo in questo progetto, ci piace questo progetto, ma così come è nato, come si sta sviluppando, ci fa paura. Spiego candidamente perché. Ad oggi noi abbiamo approvato, noi, la maggioranza ha approvato una legge che dà la possibilità a Sviluppo Toscana di rilasciare garanzie dirette. Per capirci, se l'azienda di Francesco Torselli non ha la possibilità di accedere al credito, può farlo e garantisce per Francesco Torselli Sviluppo Toscana. Sviluppo Toscana però non è un intermediario creditizio, cioè non può avere una controgaranzia da parte dello Stato. Vuol dire che se Francesco Torselli, la sua azienda, diventa incapace di pagare, diventa un'azienda debitrice, nei confronti delle banche il mio debito lo sana Sviluppo Toscana, che è una società posseduta al 100% dalla Regione Toscana. Quindi se Sviluppo Toscana concede garanzie alle aziende e le aziende saltano, ci rimette i soldi Sviluppo Toscana, ci rimette i soldi la Regione Toscana. Quindi è un'operazione che espone il patrimonio dell'azienda e il bilancio della Regione Toscana a pericolose impennate in negativo. A noi questo progetto fa paura, avremmo preferito vedere un ente prima diventare intermediario creditizio, poi pensare a come si rilasciano le garanzie. Questo non è stato fatto, motivo per cui il progetto sulla nuova Sviluppo Toscana, che all'inizio ci convinceva, oggi lo riteniamo un progetto che sta piano piano sempre più precipitando. La vicenda di Sviluppo Toscana si inserisce all'interno di un quadro più ampio, che è quello di dotare anche la Toscana, anche la Regione Toscana, di una società che possa in qualche modo sostenere e accompagnare il tessuto produttivo e imprenditoriale regionale. Noi siamo partiti all'inizio di questa legislatura con la proposta di Gianni di portare in house Fidi Toscana. La Regione Toscana è proprietaria del 50% di Fidi Toscana, quindi la proposta del PD era: compriamo dalle banche anche il restante 50% per poter avere una società che può fare credito e che sostenga il nostro tessuto imprenditoriale. Siamo arrivati al punto esattamente opposto, una sorta di salto mortale dal trampolino carpiato, dove anziché comprare il 50% che non avevamo, la Regione Toscana ha messo in vendita il 50% che ha, per poter provare a fare con Sviluppo Toscana ciò che avrebbe voluto fare con Fidi Toscana. In realtà è un pastrocchio assoluto, aggravato dal fatto che Sviluppo Toscana, anziché avere un amministratore unico come aveva fino ad ora, avrà con la nuova legge approvata un consiglio di amministrazione nominato per intero dalla Giunta, che costerà più soldi. Di fatto la Regione Toscana rimarrà senza un soggetto che possa fare credito, che possa sostenere le imprese e le attività produttive toscane, anche e soprattutto in virtù del fatto che in Toscana non ci sono più le banche e che quindi le banche, chi dà soldi alle imprese a testa e gambe in altre regioni o addirittura in altri stati, e questa soluzione non è una soluzione definitiva. Quindi noi riteniamo che si sia fatto una montagna che abbia partorito un topolino, si poteva fare molto di più anche seguendo quello che fanno le altre regioni. Lavorare insieme per il bene di tutti i cittadini della Toscana per ricreare un senso forte di comunità. È questo il concetto di fondo del messaggio con cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha rivolto i propri auguri per le imminenti festività alle autorità civili e militari intervenute ai brindisi di auguri nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. All'appuntamento era presente anche il presidente della Giunta, Eugenio Giani. Un'occasione per stilare un bilancio dell'anno che si avvia verso la conclusione. E indubbiamente siamo alla fine di un anno che è stato un anno molto delicato, per non dire pesante. Pensate che iniziamo con la prima settimana dell'anno che il Covid ci portava 96.000 contagiati nell'arco di una settimana, il record assoluto in questi due anni di pandemia. Poi nel momento in cui sembrava fermarsi la morsa della pandemia, effettivamente è stato poi così, abbiamo avuto il 24 di febbraio la guerra e dopo la guerra i riflessi sul piano economico,
dall'occupazione dell'Ucraina, ecco il costo dell'energia, il costo delle materie prime. Abbiamo cercato di affrontare con razionalità e capacità di guardare con speranza al futuro, e l'augurio di quest'anno è che sia l'anno nel quale veramente da un lato si respira progressivamente quello che è l'aspirazione alla pace, ma dall'altro ecco la necessità di concretizzare tutta una serie di interventi che dal PNRR a quello che sono i fondi europei ci possano essere volano per la nostra economia, e dall'altro grande solidarietà a chi si trova a vivere condizioni di povertà, perché indubbiamente la situazione economica ha determinato questo, solidarietà verso i migranti, solidarietà nei confronti di coloro che vivono negli ospedali o comunque nei luoghi della nostra sanità pubblica delle condizioni che richiedono eccellenza nell'operare. Io sono molto convinto che quello che la regione sta facendo pone la Toscana regione d'eccellenza. Quest'anno è l'anno in cui gli italoamericani ci hanno designato regione dell'anno come regione toscana, e sono convinto che vi saranno tutte le condizioni perché la ripresa del turismo, delle nostre attività manifatturiere, della potenzialità che questa regione riesce a esprimere anche nell'essere toscana diffusa, ovvero non solo nelle grandi città ma anche nei suoi paesi di montagna, nei suoi borghi, nelle aree di minore densità abitativa, possa dare quel senso di forza e di compattezza che questa regione riesce a esprimere anche nel solidarizzare con chi soffre. È stato un anno, come per tante famiglie, tanti cittadini, un anno di luci e di ombre. È stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia che ha segnato la vita di ciascuno di noi, ma è stato anche l'anno, purtroppo, in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini. Però è stato anche un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire. I problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuotono le nostre coscienze, penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Insomma, da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo, come abbiamo fatto anche in quest'anno, perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte, la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale. Oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana, con cui noi, con i risparmi dei costi della politica, mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità. Oppure le comunità energetiche. E tutto questo è in linea con la nostra idea, cioè giovani, ambiente, lavoro. Insomma, qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo, e quindi io voglio ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il lavoro che hanno portato avanti senza nessuna differenza di colore politico, pensando sempre ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana. La sostenibilità ambientale al centro dei progetti vincitori del premio Innovazione Toscana, istituito per promuovere idee ed esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali, promosso dal Consiglio regionale Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. 9 le aziende premiate nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. L'ho voluta fortemente da consigliere regionale, penso che sia una di quelle iniziative da ripetere, mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, a fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo. Noi viviamo in una regione dalla bellezza unica di arte, di storia, di cultura, le cui radici profonde la rendono una delle regioni più belle al mondo, ma noi siamo anche una regione terra di scienza, di ricerca,
E allora compito delle istituzioni è mandare questo messaggio potentissimo: o noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo, o noi rischiamo di subirlo. Allora grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella, che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca, vuol dire investire sul futuro, ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Il ruolo di Digital Innovation Hub è comunque un ruolo istituzionale, è quello appunto di diffondere la formazione, la cultura della digitalizzazione e innovazione anche all'interno dell'azienda e all'interno del territorio ovviamente. Noi siamo in Toscana, possiamo divulgare sulle varie province della Toscana, quindi portare sulle territoriali ovviamente questo tipo di informazione, per poi anche fare in modo che questi premi vengano e vengano conosciuti all'imprenditore, che può prendere atto e può insieme creare qualcosa. Quella che avete ascoltato era la nostra ultima intervista, si conclude dunque l'appuntamento con Cronache e Commenti.